Allora, però adesso Dario Fo si è preparato una cosa meravigliosa per voi, ed è una manifestazione veramente di affetto di quest'uomo, che non è più giovanissimo, ma ci surclassa tutti come sinapsi. Che bello aver avuto o avere un ministro della cultura come lui. Dio mio, altro che giovani finti. Dario. Eccomi! Brevemente un discorso sulla cultura. Aspettate un attimo, sono ritorni di ecco, stanno regolando il microfono dalla regia. Ecco, dicevo che io vorrei stasera accennare brevemente un discorso sulla cultura. E appena penso agli oratori politici delle larghe intese che stanno al governo o nel sottoscala in attesa di riprendere la loro poltrona, mi viene da urlare: giù la maschera, ipocriti! Dite voi, in questa direzione di volerci mettere la faccia, furbacchioni! In verità quella non è la vostra effigie, ma una maschera con la quale nascondete il vostro viso. Una maschera di cartone, anzi no, di cartapesta. Voi, con quel muso da carnevale, state raccontando a tutti noi un sacco di menzogne, usando toni suadenti, conditi di promesse che mai adempirete. Il benessere alle porte, giurate. Una nuova Italia sta nascendo. Lavoro per ognuno, libertà e un futuro radioso. E in verità, in ogni momento, vi fate beccare con le mani nel sacco dei ladroni. Ma perché? Bravo, grazie, Dario! Non liberare di quel volto di cartapesta. Ve lo dico io perché. La ragione è che sotto avete un teschio invece che una faccia, dalle orbite vuote e un ghigno orrendo. Bisogna assolutamente strapparvi di dosso quella maschera, affinché tutta quella folla di ingenui che vi ascoltano, imbesuiti, scoprano finalmente di che cosa è fatta la vostra realtà. La vostra realtà è un'immagine tragica e vuota di ogni speranza, ma non basta uno strappo perché si possa cancellare e dal vostro vivo per sempre quella orrenda messa in scena. Bisogna possedere la conoscenza e tutta la vera storia dell'umanità. Dice un detto antico: il contadino conosce 300 parole, ma il padrone 1000. Per questo lui è il padrone. Se dovete aggiungere e superare le 1000 parole di chi si è preso in mano la nostra vita, non basta imparare nuovi termini, bisogna saperli usare con proprietà. Tanto per fare un esempio. Ci sentiamo ripetere ogni giorno in questi tempi che noi dissidenti tutti siamo dei populisti. Populisti. E tutto questo sempre in tono di insulto. Ce la buttano addosso in ogni occasione. Ma che dire populista? E scopri che nemmeno loro, i nostri oppositori, lo sanno. Ma basterebbe guardare sull'enciclopedia Zanichelli. Il termine populista viene dall'Ottocento e indica un movimento nascente che intende migliorare la condizione e la cultura del popolo,
così che da se solo sia... Così, il popolo che così, da solo... Populisti, 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 populisti. Così che da solo il popolo sia in grado di liberarsi dalla soggezione dei potenti. Quindi è un termine del tutto positivo. Al contrario, il contrario di demagogo. Forse quelli che con tanta leggerezza usano la definizione di populista per denigrare un oppositore, dovrebbero tornare sul dizionario e consultare alla voce demagogo, appunto, e ammettere che spesso anche gli eruditi non sanno quello che dicono, scambiano un termine del tutto onesto con un altro antico e denigrante, oltre che ambiguo, che indica il comportamento furbo del truffaldino della politica. Ma andiamo avanti, proprio ieri abbiamo sentito il nostro Presidente della Repubblica indicare il pericolo... Il nostro Presidente della Repubblica ieri l'abbiamo sentito indicare il pericolo dell'eccessiva presenza dei populisti e gli faceva subito il controcanto Marchionne, la prima persona che ripeteva pappagallescamente. Sì, diceva, ha ragione il Presidente. Ebbene, i populisti sono esseri indegni. Senti un po' cosa ci tocca sentire. Proprio da uno che spudoratamente ricatta migliaia di suoi lavoratori urlando: o accettate quello che io vi propongo, cioè calarvi le brache e mettervi in ginocchio, o vi caccio fuori tutti dalla fabbrica e rimonto tutta la baracca, compreso le catene di montaggio, in un altro paese dell'est, dove gli operai morti di fame io li pago alla metà, e dove i sindacati non esistono, e dove oltretutto non pago un euro di tasse. A sto punto devo dire, Marchionne, hai ragione. Marchionne, grazie a te e alla tua politica da scannagole, io ho scoperto di essere a mia volta per primo populista. Si guardano bene da accennare, grazie. Scusate. Bravo! Grazie. In particolare, io vi voglio recitare un breve monologo del Beolco, detto il Ruzzante, che ha origine in parte anche milanesi. Molti critici, soprattutto stranieri, dichiarano che il Ruzzante è da considerare uno dei più grandi autori di teatro di tutti i tempi, al pari di Shakespeare e di Molière. Ma da noi nessuno quasi lo conosce. Il testo che vado a presentare ha per titolo La vita, ripeto,
la vita. E ve lo vado a esporre in italiano, così come egli l'ha scritto. Comincio. Non conoscete voi, gente al mondo, che vivendo una vita lunga si è aggiunta ai 100 anni? La conoscete. E ci sono perfino di quelli che hanno passato i 100 anni, di qualche anno anche. Vi dirò che ce ne sono di questi campalungo una grande quantità, che ci si è accorti che sono stati al mondo solamente quando gli è successo di morire. E loro stesso finalmente si sono resi conto di essere stati vivi solo nel momento in cui l'anima loro tornava al creatore. Dunque è la morte che li ha fatti accorgere della vita. Ma non sapendo quelli di essere mai stati vivi quando lo erano, vuoi chiamare tu campare questo loro transitare in vita? No, no, di sicuro. Anche se tu aggiungessi un centinaio di vite a questa prima vita, un'altra vita giunta all'altra e poi un'altra ancora, quei centenari non avrebbero mai avuto una vita sola da chiamarsi vita. Di contro, se uno si trova a vivere giusto il tempo della giovinezza, che so, fino a 20 anni, 25, e in questo breve passaggio ognuno di lui e del suo stare in vita si accorge di un comportamento insolito, quale per esempio, che so, prima di tutto il modo con cui riesce a mettersi a disposizione di quelli che si trovano in difficoltà di denaro, di affetti, e ancora con le sue storie, con i suoi gesti, dà allegrezza e amore ad ognuno. Ecco che alla sua dipartita tutti provano disperazione. Vi pare forse che non si dovrebbe chiamare maggior vita la sua? È sicuramente vita più lunga di uno che campando in eterno non avesse mai saputo di essere stato vivo. Or dunque, cos'è che in un grappolo d'uva rende quel vino meraviglioso e vivo? Il sole, forse l'acqua, la collina sulla quale stanno i filari del vigneto? Beh, di certo gran valore ha la terra, ma massimamente ne ha il contadino. Il contadino che a quel filare dona tutta la sua sapienza e la sua cura. È come quel maestro dei vitigni sa tagliare i rami superstiti, spesso dannosi, e come riesce a debellare ogni parassita che rischia di uccidere il fiorire di ogni tronco. Così egualmente, a noi uomini e donne, non è tanto il numero dei giorni che ci rende consci di stare vivendo una vita degna, quanto piuttosto la follia, la saggezza, il pregnata di una stramberia fantasticante, così generosa da far sì che quando all'istante finisce la tua vita, similmente nella vita degli altri che hanno goduto della tua presenza, all'improvviso viene a mancare qualcosa della loro vita. Gran sorte, quindi. Una vita, bravi, 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 avete capito il gioco. Gran sorta è quindi una vita piena di esperienza e dubbio delle regole assolute, come un albero che butta le fiori e i rami si distendono a pettinare l'aria e giocano a danzare con il vento e non gli importa di spampanarsi intorno, sperdere fiori e fare risate che parlano di spavento. Questo albero si sogna di essere l'albero maestro di una nave grande, con vele di trinchetto e le rande gonfie e piene come tette di una femmina che danza. Così,
follia, allegrezza aggiunte alla ragione spingono a più lunga vita, se questa tua vita non la vai vivendo di nascosto, ma con gli altri, legato con gli altri, così generoso che non ti importa di spendere tutto questo tuo campare per far sì che ci sia giocondità, libertà, giustizia buona per la gente tutta. È da lì, dalla memoria che ognuno raccoglie da tutti gli altri, che nasce l'eternità della vita. Per questo io ho imparato a raccontare storie che parlano del coraggio e della passione degli uomini. Per quel concetto tanto difficile da porre in atto, la collettività che si fa governo, che non è soltanto fatto di leggi e regole, ma è, lo ripeto volentieri, di conoscenza e di messa in pratica e soprattutto di senso dell'ironia, così che ognuno possa esplodere in una risata. Gran cosa è il ridere allo sghignazzo, che fa spalancare la bocca e con quella anche il cervello di ognuno. E nel cervello si potranno infilare i chiodi meravigliosi della ragione. Io ho speranza grande. Io ho speranza grande che il giorno che me ne andrò morendo, la gente guardandomi disteso, ormai inerme, dica: peccato che abbia finito di campare, era così vivo da vivo. Bellissimo.